Parleremo del sesto presidente della Repubblica Italiana, il napoletano, il giurista Giovanni Leone, subito dopo la sigla. Del 1908 nasceva a Napoli Giovanni Leone. Si laurea nel 1932 in giurisprudenza e in scienze politiche e nello stesso anno ottiene un libero incarico per poter insegnare diritto e procedura penale presso l'Università di Camerino. Nel 1935 si classifica al primo posto per un concorso per la cattedra di diritto e procedura penale. Insegnerà negli anni nelle università di Messina, di Bari, di Napoli, di Roma. Nella sua vita ha pubblicato oltre 100 libri, moltissimi dei quali tradotti anche in varie lingue. Era un avvocato penalista, uno dei più importanti d'Italia. Giovanni Leone partecipa anche alla Seconda Guerra Mondiale e riceve anche un encomio solenne. Conosce la moglie quando aveva appena quest'ultima 17 anni, e tra l'altro si sposano subito dopo la guerra. Era il 15 luglio del 1946 a fare da testimone Enrico De Nicola, futuro primo presidente della Repubblica. Intanto Giovanni Leone entra anche in politica e nel 1946 viene eletto con la Democrazia Cristiana, di cui tra l'altro è uno dei fondatori e tra l'altro è segretario del Comitato Cittadino a Napoli. All'Assemblea Costituente partecipa attivamente come tra l'altro relatore sulla difficile e complicata gestione del rapporto tra magistratura e altri corpi dello Stato. Tra l'altro fu presidente della Camera dei Deputati per 8 anni consecutivi dal 1955 al 1963 e fu 2 volte presidente del Consiglio nel 1963 e nel 1968. In entrambi i casi furono governi monocolore democristiani, tra l'altro furono dei governi di transizione, cosiddetti governi balneari. Nel frattempo però, il 27 agosto del 1967, per aver illustrato con altissimi meriti giuridici l'Italia nel resto del mondo, viene nominato senatore a vita dal presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Viene eletto presidente della Repubblica come senatore a vita e questo è un primo caso, prima di allora non era mai accaduto, di un senatore a vita che diventa presidente della Repubblica. Accadrà poi successivamente in tempi recenti con Napolitano al 23° scrutinio con 518 voti. Era il 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale del 1971. Tra l'altro il giorno prima, il giorno dell'antivigilia, dato che erano state bruciate già le candidature di Fanfani prima e poi di De Martino, dei socialisti, gli altri partiti erano propensi ad eleggere probabilmente Moro come presidente della Repubblica, ma fu lui stesso invece a puntare su Leone per evitare una spaccatura all'interno del suo partito. Ma Giovanni Leone si dimise 6 mesi prima della scadenza del suo mandato per il famoso scandalo Loki. Si era scoperto infatti a Washington che l'azienda che faceva i famosi Hercules aveva dato delle mazzette non soltanto in altri stati, in Giappone, Olanda, ma anche in Italia. Li aveva dati a 2 ministri ed anche ad un presidente del Consiglio. Nel periodo interessato allo scandalo erano stati 3 i presidenti del Consiglio: Rumor, Leone e Moro. Tutti pensarono a Leone e tra l'altro su Leone puntarono anche gli organi di informazione, soprattutto Camilla Cederna con l'Espresso ed anche l'editore Feltrinelli. Giovanni Leone si dimise il 15 giugno del 1978, fuggì in qualche modo quasi dal Quirinale in auto con la moglie, andò direttamente sulla Cassia. Anni dopo ovviamente si è scoperto che non era lui quello che aveva preso le mazzette e da Camilla Cederna non è mai arrivato una scusa all'ex presidente della Repubblica Leone. Tra l'altro quello era un periodo turbolento per lo Stato italiano. Tra il 16 marzo e infatti al 15 giugno, quando si dimise il presidente della Repubblica, c'erano in quel momento in Italia 2 situazioni molto molto delicate. La prima, il rapimento di Aldo Moro, avvenuto il 16 marzo, e ovviamente lo scandalo Lockheed. C'era
c'era dal punto di vista politico chi pensava di essere più malleabile verso i terroristi, di trattare con i terroristi, e chi invece era favorevole ad una linea dura sulla quale non si poteva avere nessun tipo di confronto con i brigatisti. Leone, anni dopo, dichiarò al giornalista Pasquale Nonno: era una questione di buonsenso, io ero per la trattativa. Prima dell'uccisione di Aldo Moro concesse la grazia ad una brigatista proprio per cercare in qualche modo di far breccia con i brigatisti rossi, ma ovviamente tutto questo non avvenne. Una volta che si era dimesso, Giovanni Leone si iscrisse nel gruppo misto del Senato e non con l'ADC. Rea per Giovanni Leone di non averlo difeso nello scandalo Lovid, e proprio di questo si è sempre avuto un dubbio: perché la Democrazia Cristiana non difese Giovanni Leone, che in quel momento era il presidente della Repubblica, da quello scandalo che ovviamente non lo riguardava in nessun modo. Da quel momento, dalle dimissioni, Giovanni Leone fece una vita appartata fino al giorno della sua morte. Tra l'altro un tribunale dichiarerà ovviamente colpevoli Camilla Cederna e l'editore Feltrinelli di avere scritto il falso sull'ex presidente della Repubblica. E poi parliamo di aneddoti. Il primo riguarda una celebre fotografia che potete trovare su internet. Lui come presidente della Repubblica si trova all'Università di Pisa, gli studenti lo contestano e lui fa due gestacci con le mani, un paio di corna con la mano destra ed un'altra con la mano sinistra rivolta nei luoghi bassi. Un altro aneddoto: era solito Giovanni Leone parlare chiaramente con una sorta di cadenza napoletana. Ebbene, Aldo Moro, all'epoca presidente della Democrazia Cristiana, andò a trovarlo al Quirinale. Lì trovò il presidente della Repubblica Giovanni Leone seduto al tavolo con al fianco il figlio. Ebbene, Moro chiese al presidente della Repubblica di poter parlare da soli, e lui in napoletano: ma che voglio un nuovo leader, finché il figlio fu costretto ad alzarsi. Le istituzioni gli assegneranno anche una medaglia d'oro per merito alla cultura. Fu Giovanni Leone a nominare Silvio Berlusconi Cavaliere della Repubblica. Muore a Roma il 9 novembre del 2001 e sepolto nel cimitero di Poggioreale a Napoli. Insomma, una carriera, soprattutto una vita fatta di alti e bassi, quella di Giovanni Leone, che potremmo sintetizzare con il proverbio napoletano: a sciorte ne roto, mentre gira posa voto. A domani.